Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. Quest'anno andiamo, andiamo ragazzi, ci aspettiamo in Piazza Pino. Prendetevi la parte più bella di questa gara, se fate sentire le vostre gambe, il calore dell'Etna vi aspetta, salite in quota, salutateci in Vulcano e ritornate vincitori. In bocca al lupo a tutti ragazzi, dal primo all'ultimo. Andiamo a conquistare questo Vulcano fantastico, andiamoci a prendere la medaglia di finisher dell'Etna Marathon 2018. Andiamo ragazzi, andiamo!
We'll be right back.
Vincenzo Saitta, Special Bikers Team, il vincitore del percorso corto, la Gran Fondo dell'Etna Marathon. Allora, come è andata? Ci racconti la gara? La gara è andata bene, abbastanza bene. Siamo partiti molto forti. L'ho saputo saper gestire perché il percorso lo sapevo abbastanza bene, quindi sapevo dove andarmene e dove rimanere in gruppo. E tutta la gara l'ho fatta con le mani di spica, mentre Ciccia di qualche secondo oppure minuto era un po' avanti, poi l'ho ripresa in discesa perché lui si trova in difficoltà in questi single track e l'ho passato. E niente, poi mi sono avvantaggiato da spiga qualche secondo e ho tagliato il traguardo per primo. Catacina Sosna, team Torpato Sud Tirol, vincitrice all'Etna Marathon. Com'è andata? Ce la racconti la gara? Gara è andata benissimo, ho vinto. Quando si vince le gare, cioè, vanno sempre bene, non c'è niente da ridire. E comunque ho gestito bene la gara dal primo chilometro, e primi forse 5 chilometri siamo state insieme con l'altra ragazza che è arrivata seconda, polacca Michalina Żolkowska. E poi dopo ho fatto il mio passo e sono andata via, ho gestito bene le mie forze, non ero in formissima dopo il mondiale perché ancora sto recuperando, però ho gestito, cioè, per fortuna bene la gara e tutto è andato bene, sono contentissima che abbiamo vinto con la nostra squadra. Complimenti. Grazie mille. Diego Arias, il vincitore qui a Milo alla 12ª Etna Marathon. Una bella gara, molto combattuta, poi alla fine l'hai spuntata. Ce la racconti? Sì, sono veramente contentissimo. Non pensavo di correre questo weekend, ma invece quando Gianfranco mi ha detto vuoi andare a Sicilia a fare questa marathon, gli ho detto dai, vengo subito, gli ho detto dai, andiamo. E subito partiti, Medler ha fatto la differenza, quindi siamo rimasti lì a giocare per il podio. E a un certo punto una discesa ho provato a farla forte, siamo rimasti con Riccardo e ho provato a aprire il vantaggio che al massimo facevo terzo e alla fine stavo pagando un po' la fatica, ma ho cercato di tenere duro e non sapevo che Medler aveva sbagliato strada, poi anche Chiarini che mi aveva dato via un pochettino in un pezzo di rocciolato perché avevo la front e facevo fatica nelle salite così di pietre, lui mi è andato via un pochettino, però poi eravamo assieme gli ultimi 200 metri, ce la siamo giocata in volata e niente, ne avevo un pochettino di più e nulla, contentissimo, un complimenti all'organizzazione di questa bellissima gara, mi sono divertito tantissimo anche se si fa tanta fatica per il terreno, però ringrazio la mia squadra, Team Jan Lead Polymedical, a Gianfranco Loredana per questa opportunità.